Ciao poracci, bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi in questo video andremo a provare un format un po' diverso dal solito. Infatti vi voglio portare una sorta di rassegna settimanale di tutte le news che mi hanno colpito durante questa prima settimana di ottobre 2019. Per chi mi segue da un po' sa già che in passato trattavo questo tipo di notizie sul mio canale, però in un modo un po' più immediato. Adesso, siccome per lavoro è un po' più difficile stare appresso a tutto quello che succede nell'industria videoludica, ma comunque ci sono sempre a contatto proprio per la collaborazione che svolgo con EveryEye, ho pensato che alla fine potesse essere una buona idea fare questa sorta di vlog settimanale dove commentiamo insieme tutto quello che è successo o se non altro le notizie che hanno catturato la mia attenzione. Quindi, armato di cartellina super professionale come un vero giornalista, che ai meno attenti potrebbe sembrare il mio smartphone, ma vi assicuro che invece è proprio il mio smartphone, direi che è il caso di iniziare. Però prima, se avete consigli su come migliorare questo format, qualche dritta da darmi, mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Se il video vi piace invece lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se siete nuovi per aiutarmi a crescere in questa impresa. Iniziamo. La prima notizia che ha catturato la mia attenzione è quella relativa all'abbandono di Sean Layden di Sony. Il presidente di Worldwide Studios è stata comunque una figura di spicco negli ultimi 20-25 anni all'interno dell'azienda giapponese ed è grazie a lui se durante l'era PS4 ci sono stati di graditissimi ritorni come Crash Bandicoot con la sua Ancient Trilogy e il prossimo Medieval. Non si sa bene perché abbia abbandonato, non si sa se è stato cacciato da Sony o se è lui che ha deciso di andarsene. Quello che fa un po' impressione è che in questo 2019 non è il primo abbandono illustre, perché proprio a inizio anno c'era già stato l'addio di Reggie Fils-Aimé, CEO di Nintendo of America. Ora, se andiamo a riprendere l'immagine bellissima dei Game Awards 2018, dove Sean Layden, Reggie Fils-Aimé e Phil Spencer presentavano insieme un award dello spettacolo, lascia abbastanza di stucco che in così poco tempo l'unico ad essere rimasto ancora a ricoprire un ruolo di spicco sia appunto Phil Spencer di Xbox. Cosa succederà per Sony? Quello che è particolare e interessante e fa alzare un po' di sospetti e preoccupazioni all'interno della fanbase di Sony è il fatto che questo abbandono avvenga in un momento cruciale di passaggio generazionale tra PlayStation 4 e PlayStation 5. E diciamo che probabilmente non è il momento migliore perché accada una cosa del genere. È proprio questo che fa pensare che alla fine i rapporti non si siano chiusi poi in modo così dolce. Ma staremo a vedere come si evolverà in futuro la questione. Andiamo avanti. Rimaniamo sempre in tema PlayStation perché proprio questa settimana Sony ha rivitalizzato e di parecchio il suo servizio PlayStation Now, PS Now. Per chi non lo sapesse, PS Now è il servizio di streaming che permette di giocare da remoto i giochi appartenenti al catalogo PlayStation su PlayStation 4 e anche su PC. Il servizio in realtà è approdato già da un po' di tempo, ma non ha convinto né la critica né il pubblico, perché sebbene è palese che l'industria ormai punti verso questa strada per la fruizione dei videogiochi, ovvero streaming e abbonamenti, dall'altra parte non sembra ci sia ancora la tecnologia sufficiente per poter proporre un servizio adeguato. Ed è per questo che PS Now ha fatto storcere il naso un po' a tutti, innanzitutto per il prezzo, poi per i giochi disponibili che rappresentano un'offerta non proprio esaltante, ma soprattutto per le limitazioni tecniche, perché ad esempio la risoluzione massima di streaming è 720p, che diciamocelo nel 2019 e quasi 2020 non è proprio una risoluzione all'avanguardia. Che succede però? Come dicevo in apertura della notizia, Sony ha deciso di rivitalizzare parecchio il servizio ed ha portato numerose migliorie. Prima tra tutti c'è stato un price drop significativo, per esempio l'abbonamento mensile è passato da 15 euro a 9,99 euro, che è insomma un calo drastico e netto, e soprattutto si scende sotto la soglia 10 euro, che sembra una cosa stupida ma in realtà significa molto. Ha rimpolpato nettamente il catalogo mettendo delle esclusive PS4 di primo ordine, tra tutte Uncharted 4, God of War e Infamous Second Son, e titoli di spicco come GTA 5. Non è poca cosa, ragazzi, trovarsi questi titoli in streaming godibili sia da PlayStation che da PC. Comunque, ragazzi, siccome è disponibile la prova gratuita di 7 giorni, vi consiglio di dargli un'occhiata, perché poter giocare a tutto il catalogo PlayStation, e sono oltre 700 titoli che non includono solo l'ultima console di Sony ma anche tutte le precedenti, è una buona opportunità, soprattutto da PC. Attenzione però che non serve un computer ultra performante, perché il gioco non verrà scaricato ma verrà giocato semplicemente in streaming. Quello a cui dovete puntare una buona connessione, possibilmente cablata, e soprattutto è consigliabile per molti giochi avere un controller DualShock 4. Comunque, fossi in voi, gli darei un'occhiata e fatemi sapere nei commenti se l'avete provato. Andiamo avanti.
il 5 novembre approderà su PC Red Dead Redemption 2 e questa notizia è un po' improvvisa anche se scontata. I titoli AAA Rockstar in un modo o nell'altro, tranne rare eccezioni, approdano sempre su PC, anche se a distanza di tempo dalle uscite su console. Questo cosa significa? È un annuncio improvviso e molto ravvicinato alla data di uscita, ma che ha senso perché ha un anno dall'uscita su console di Red Dead Redemption 2 c'è bisogno che l'attenzione del pubblico ritorni su questo titolo, soprattutto per far ingranare la controparte online che ancora non ha ottenuto i risultati sperati da parte di Rockstar. Comunque sono abbastanza felice, anche se ancora non ho provato il titolo neanche su PlayStation 4 o Xbox One, perché solitamente con le uscite su PC questi giochi esprimono il loro vero potenziale grazie innanzitutto a delle macchine più performanti che permettono ai motori di gioco di restituire degli scenari ancora più impressionanti, ma anche e soprattutto alla comunità di modder che si applica sempre con molta dedizione per apportare i cambiamenti sostanziosi al motore di gioco e non solo. Quindi sostanzialmente le uscite su PC un po' annichiliscono le controparti su console, ma è anche vero che per far girare questi giochi servono dei PC di un certo tipo, quindi magari non sarà la portata di tutti, ma sicuramente la community ne gioverà parecchio da questo porting. Proseguiamo. Altra notizia che ho trovato molto interessante è che è uscito il trailer finale di presentazione di Death Stranding, che tra l'altro uscirà praticamente fra un mese. La cosa particolare è che il gioco sarà interamente doppiato in italiano e qui dobbiamo ringraziare Sony che ci ha messo i soldoni. E la cosa che mi fa un po' sorridere è che non vediamo un gioco di Kojima doppiato in italiano dai tempi di Metal Gear Solid 1. Ora, non so se all'epoca lo avete giocato su PlayStation con il primo mitico doppiaggio in italiano, ma che viene ricordato come una delle cose più grottesche e assurde della storia videoludica. Tra l'altro, se non l'avete fatto, vi invito a recuperarlo in un modo o nell'altro. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito. Ok, sono pronto. Ed è curioso vedere come, variati decenni dopo, la situazione sia radicalmente cambiata, anche perché con l'appoggio economico e monetario di Sony, il doppiaggio sembra promettere molto bene, anche e soprattutto se andiamo a vedere la qualità dei doppiaggi delle esclusive Sony che hanno popolato il catalogo PlayStation 4. Quindi vibrazioni super positive per questo Death Stranding, come se ce ne fosse bisogno di ulteriori conferme, anche se un po' viene tristezza a pensare che quel periodo di ingenuità tipico dell'era PS1 non tornerà mai più. È un po' un peccato, però viva il progresso e viva i soldi di Sony. Continuiamo. Procediamo con la notizia che farà la gioia degli appassionati di retro gaming e collezionismo, perché a quanto pare un prototipo, se non addirittura l'unico, di Nintendo PlayStation sta per essere messo in vendita. Per chi non lo sapesse, il Nintendo PlayStation doveva essere il frutto dello sforzo congiunto di Nintendo e Sony per proporre una nuova console, la PlayStation, che inizialmente doveva essere una console targata Nintendo. Infatti la casa di Kyoto, come successore al Super Nintendo, stava pensando di sviluppare una console che utilizzasse la tecnologia di Sony per la lettura di dischi. Da questo accordo sembrava potesse nascere qualcosa, tanto che spuntarono anche i primi prototipi, ma poi qualcosa andò storto, Nintendo fece dietro fronte e se ne andò, Sony rosicò parecchio e decise: ah, non vuoi fare la console con noi? Beh, allora la PlayStation la mettiamo noi sul mercato e il resto è storia. Quindi il proprietario francese, credo, di questo prototipo rarissimo ha deciso di metterlo in vendita e ha chiesto a eventuali interessati di contattarlo in privato per delle offerte. Non è chiaro quale potrebbe essere l'ordine di grandezza della cifra per vendere un prototipo del genere, ma è sicuro che se mai questa vendita andrà in porto verranno spesi dei veri soldi di papà, ma quelli veri, eh? Continuiamo. E per finire passiamo un attimo in rassegna velocemente due notizie interessanti riguardanti Super Smash Bros. Ultimate. In realtà una è una notizia e uno è un presunto leak, rumor, eccetera, eccetera. La notizia interessante è che il director di Overwatch ha fatto intendere che tra Nintendo e Blizzard le trattative per portare i personaggi di Overwatch sul picchiaduro di Masahiro Sakurai possono tranquillamente considerarsi aperte. Infatti il director ha detto: metto a disposizione qualsiasi dei 31 personaggi del gioco affinché possa essere inserito nel roster e se ne dovessi scegliere solo uno, beh, a questo punto preferirei che a entrare a far parte dei combattenti fosse Tracer, la nostra bambina. Questo ha triggerato parecchie persone perché quello di Tracer non è un nome ben visto da parte della community del picchiaduro Nintendo. Tra l'altro, se mai questo accordo andasse in porto, mi pare ovvio che a questo punto si parlerebbe di uno dei 5 personaggi del secondo Fighter's Pass, anche perché l'ultimo nome dovrebbe essere già stato deciso e
anche tempo addietro. E il leak finale di cui discuteremo in questo video è appunto il fatto che a quanto pare torna prepotentemente come possibile candidato a occupare il quinto posto del Fire Pass Gino da Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Per chi non lo sapesse, è uno di quei personaggi che tre quarti della community vuole assolutamente ormai da decenni, mentre il restante quarto è fermamente contraria affinché venga inserito all'interno del roster. È un personaggio che Sakurai ha già detto più volte di voler inserire in Smash già dai tempi di Brawl, ma l'accordo non si è mai concretizzato perché, ricordiamolo, Gino è un personaggio di Square Enix. La parte Squaresoft di Square Enix non è che sembra proprio predisposta alla collaborazione quando si tratta di dare in prestito personaggi a Nintendo. Fate caso ad esempio a quanto poco materiale c'è all'interno di Smash 4 e Smash Ultimate di Cloud, praticamente zero, ma anche pochissimi trofei di Final Fantasy 7, ci sono pochissime musiche. Oltre allo stage e al combattente non c'è neanche il render ufficiale utilizzato come icona. Quindi non lo so, probabilmente non deve essere facilissimo trattare per questo personaggio, ma c'è chiaramente la volontà di portarlo e secondo me potrebbe essere tranquillamente uno dei nomi più papabili per chiudere questo Fighter Pass. In particolare questo leak arriva direttamente da GameFAQs e dall'user Weaver Sewell, che dice che secondo le sue fonti Gino è il quinto personaggio del Fighter Pass, ma arriverà con solo due canzoni che saranno però utilizzabili in tutti gli stage di Mario. E tutte le canzoni di Mario saranno giocabili nello stage di Gino. Quindi non è che aggiunga molto, la gente però aspetta così tanto questo personaggio che si attacca a qualsiasi cosa. L'insider sembra abbastanza affidabile, anche se non si capisce bene se le sue predizioni passate siano state delle vere soffiate oppure delle botte di Kubo. Comunque ci siamo quasi, ragazzi, è questione di tempo e molto presto secondo me sapremo chi è l'ultimo personaggio a chiudere questo primo mitico Fighter Pass che per ora non ha deluso nessuno. E questo, ragazzi, era più o meno tutto quello di cui volevo parlarvi per questa prima settimana di ottobre. Spero che questo video un po' improvvisato vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo tipo di video, ma soprattutto cosa ne pensate delle notizie che abbiamo trattato. Ci sono poi altre cose che hanno catturato la vostra attenzione? Io vi aspetto qua sotto, vi aspetto anche sul server Discord, vi lascio il link in descrizione perché è un posto utilissimo per i meme, per le risate, per conoscere nuova gente, ma soprattutto per organizzarsi e giocare a Smash. Stiamo diventando parecchi e più o meno ogni ora della giornata troverete qualcuno pronto a sfidarvi. Fossi in voi, passerei. Io sono il Poro Michele, dal telegiornale, ciao!